Sì, infatti, perché era rodato questo sistema. Il circo perché aveva bisogno anche delle messiscene che avete visto, addirittura l'abbigliamento, le false badanti pagate per quella finalità, questo atteggiamento confidenziale, addirittura ironizzando sulla patologia non esistente. Cioè, se ci si permette addirittura di ballare davanti ad un pubblico funzionario al quale si chiede un certificato di inabilità assoluta al movimento, credo che davvero quello sia il termine minimo per descrivere. La cosa grave è che si rivolgevano a questo che le ha definito un sistema anche coloro che in realtà avevano tutti i requisiti per poter accedere a pensioni piuttosto che ad accompagnamento. Sì, infatti quello che vi dicevo è che sono state riconosciute infatti dal GIP delle corruzioni per atti propri, quindi atti che comunque dovevano avere questa soluzione obbligata. Questo vuol dire avere deviato il corso normale delle prenotazioni, dell'iter, chiaramente in danno di altri soggetti che pur con patologie gravi si sono dovuti mettere in coda rispetto a questa corsia preferenziale. C'era un patronato, tra virgolette, insomma, che faceva da conduttore. Un patronato di fatto, perché non ci risulta avesse avuto riconoscimenti né convenzioni. Si tratta di indagini effettuate nel 2016 che pare siano quindi proseguite, però intanto le attività di indagine si ferma qui. Questo è il risultato di quel troncone di quel periodo. No, crediamo di aver dato una risposta allo Stato, siamo una parte dello Stato e questo è un risarcimento per lo Stato. Ovviamente provvederemo ora alle comunicazioni di legge, cioè quelle alla Corte dei Conti, quelle al Consiglio dell'Ordine. Non è stato al momento contestato il reato associativo e avete detto che volete impugnare questo provvedimento in questo senso? È stato detto che valuteremo.